Buongiorno ragazzi, oggi mi sento stanca già da appena sveglia. Ieri sera ho fatto l'errore di andare a dormire con il mal di testa, cosa che non faccio quasi mai, perché poi so che tipo nella maggior parte delle persone passa. Per me diventa il doppio. In realtà mi sono svegliata e ho detto: effettivamente va meglio. Il problema è che mi sono svegliata alle 6, poi mi sono rimessa a dormire. Quindi mi sembra di aver dormito malissimo, ma allo stesso tempo benissimo, e allo stesso tempo tipo 12 ore, quando non è così. Quindi ho questi sentimenti un po' contrastanti. Tant'è che mi sono alzata e ho detto: perché non vedere il documentario di Mosè su Netflix? Una robina, proprio una robina, semplice, semplice. Poi penso mi metterò a scrivere altre cose sul quadernino di coreano lì. E poi capiamo bene appunto a che ora vederci con Ross, perché tanto ne facciamo sempre dopo pranzo. Stavo finendo di pranzare il riso, le uova, la salsiccetta, i funghi, la cipolla e poi l'insalata. Questa, vi giuro, è buonissima. Io mangio sempre la mattina. Qua è il disastro che poi laverò. E ne ho fatto appunto di più da tenere qua e più ho fatto tutti questi meal prep con l'operami. Cetriolini marinati, zucchine e cetrioli semplici. Intanto ho pulito questo piano, poi appunto quando torno penserò qui. Mi sono arrivati anche il mio bagnoschiuma solito. Questo, vi giuro, mi è durato, ed è 1 litro, mi è durato almeno 8 mesi. Non sto scherzando. Cioè io ho comprato il mio quando ancora c'era Jenna e mi è finito appunto, cioè adesso sto facendo gli ultimi pump. E poi ho comprato il burro d'arachidi. Purtroppo ho trovato soltanto questo crunchy, che io preferisco in realtà quello liscio, però vabbè, questo era l'unico senza zuccheri aggiunti, quindi così la mattina anche a volte posso fare pane e marmellata e burro d'arachidi. Fa caldissimo ragazzi, però visto che mi devo preparare, iniziamo subito questa routine, così prima finiamo e meglio facciamo. Ovviamente ho già applicato la mia protezione solare, applico dei pad giusto per idratare, per i make-up perché sono sottilissimi sulle zone un po' più secche così, e poi ovviamente ci andiamo ad applicare il mio fondo cushion preferito del periodo, che è assolutamente questo. Da quando ce l'ho non uso più gli altri. Questo è il The Dewy Day di Yepda, con la confezione tutta personalizzata. Infatti se acquistate questo prodotto vi arriva proprio il set di sticker che potete utilizzare. Come sempre poi sul sito di Yepda, vi scrivo anche qua in sovraimpressione, avete lo sconto del 20% su tutti i prodotti, trovate il link qui sotto nell'info box. Secondo me è un fondo perfetto per tutti i tipi di pelle, perché facilmente, se avete un tipo di pelle grassa, lo potete settare, non si lucida durante la giornata, è molto sottile, non va assolutamente nelle pieghette, è veramente bello bello bello. Poi lo sapete, a me piace un effetto un pochino più dewy, appunto come dice anche il nome del prodotto, che rimane un pochino più lucidino come effetto, quindi io magari setto soltanto le zone che mi vanno. E importantissimo con i cushion, perché questo è un cushion, vedete, con la spugnetta, prelevate il prodotto e poi scaricate sullo sportellino. La mia tonalità, tra l'altro, è la più chiara perché è la N1, e questo qua contiene anche l'SPF 30. Lo sapete già, di base metto il mio 50, questo in più è un 30, quindi anche se volete portarvelo in borsetta per ritoccarlo durante la giornata, questo è favoloso. Quindi tolgo i miei pad, faccio asciugare bene, poi oggi c'ho pure un po' di irritazione qua, che a volte io uso questo fondo anche senza correttore. Io insomma non ho particolari problemi. Rilevo, scarico qui come vi ho detto e poi vado a picchiettare. Faccio questa metà così vi faccio vedere l'effetto. Cioè, guardate ad esempio sul naso quanto si nota, perché io ho il naso tutto rosso, vi cancella tutte le discromie. E anche sulla parte dell'occhiaia, essendo che è così leggero, vedete, a volte io lo lascio proprio così. Stupendo, ragazzi! Madonna, io lo adoro, lo adoro. Penso possiate assolutamente percepire la differenza tra questa parte e questa, tutta bella uniforme. Voi potete andare ovviamente a fare shopping sul sito e io adesso mi finisco di preparare. Allora, alla fine ho usato per una coda tutta slickata dietro. Comunque potrebbe essere che oggi c'è qualche festività, perché vedo i ragazzi tutti fuori. Adesso vedrete passare queste due giovincelle dietro di me. Quindi vuol dire che le scuole non sono almeno giornata piena. Ma poi c'è un sacco di gente. Vabbè che poi c'è sempre un sacco di gente, però vi giuro, proprio tanta, le strade chiuse. Quindi secondo me c'è qualcosa. Parte il mago qua, mago, mi fanno morire. Quindi adesso vedo se in questo posto bisogna mettersi in coda, perché di solito è sempre super pieno, è ancora in super hype dopo settimane, strano ma vero. Allora, questo qui è il posto, vedete,
poi vi potete sedere sia fuori sia dentro, sia portar via. E ci sono code diverse per i posti diversi in cui state. Però oggi non c'è, vedete, nessuno fuori ad aspettare, quindi credo si potrà fare tranquillamente. Non è vero, in realtà non vedevo le persone in fila, perché le persone in fila giustamente sono andate a fare un giro, visto che ci sono 40 minuti, mi ha detto, da aspettare. Io aspetterò la mia amica. Tra l'altro, questa è una cosa che mi capita sempre, ogni volta che esco, giuro, sempre incontro qualcuna delle ragazze che mi capita su TikTok, che vive qua e appunto magari parla inglese, però è spagnola, è russa, eccetera eccetera. Sapete quando guardate qualcuno e dite, io ti ho visto da qualche parte? Qua ovviamente capita più raramente, però sono le persone che effettivamente vedo sui social. Con le nostre bevande, il solito taccheggino qua. Oh, ma si sbagliano sempre però, eh. Sì. Guarda Rosso dove sta. Guarda poi il Ilan. Poi la zuppetta di pomodoro, la mia amica mi piace tanto. E così qua. Posso riprendere perché c'è un sacco di rumore. Cioè, non so se rende l'idea. Oltre al rumore, la musica. Scusate ragazzi, io poi sono tornata a casa, ovviamente mi sono fatta la doccia, mi sono lavata i capelli e ho portato dal posto dove siamo state il panino alle patate, che io adoro, però lo mangio domani mattina magari, e questo con il pesto che voglio troppo assaggiare, quindi adesso lo assaggiamo insieme. Quasi l'una, 58 scattate adesso, quindi vabbè, ho pure messo la lavatrice perché volevo appunto provare le capsule nuove, queste qua, però in teoria quella capsula dovrebbe fare tutto. Non lo so, fatemi sapere, esperti. Non sono mai molto sicura delle cose relative alla lavatrice. Comunque, ho finito di vedere anche il documentario su Mosè. E vi posso dire, io e JK vi diciamo, io e il doppio JK, che è veramente molto carino. Io ovviamente, come tutti, presumo che sappiate la storia. Però ci sono molte chicche interessanti riguardo questo documentario. E credo sia fatto veramente, veramente molto, molto bene. Cioè, alla fine me lo sono guardata, tranquilla. Forse tre episodi, comunque lo trovate su Netflix. Quindi sì, contenta di essere caduta in questa spirale adesso di cultura, perché poi comunque di quello si parla, che sia una cultura religiosa, che sia una cultura politica, comunque è sempre tutto mirato ad incrementare. Ragazzi, ricordatevi sempre che nella vita il sapere è potere. Nel momento in cui voi siete colti, sapete le cose, avete il potere di non farvi fregare da nessuno, di sviluppare un pensiero vostro, e questa è la cosa più importante che dovete voler raggiungere, ok? Quindi io adoro appunto quando posso di fare queste cose. Tra l'altro mi è uscito questo piccolo sfogo, guardate qua, vicino l'occhio. Non so se è perché quando dormo mi metto così. Quindi niente, adesso faccio asciugare tutti questi prodottini. Anche perché io di solito prima di asciugarmi i capelli non metto quasi mai sieri o cose appiccicose, perché sennò tanto i capelli poi mi si spiaccicano in faccia. Poi mi ero preso lo Skinnybits di iniziare Grey's Anatomy. Però onestamente, quante serie sono, quante stagioni saranno arrivati tipo a 18. Sono un po' spaventata. Però io adoro queste serie sulla medicina. E sì, l'ho visto quando ero più piccola con mia madre. Però chi cacchio se li ricorda? Cioè, se mi dici gli attori, quelli li so tutti. Ma prima ancora assaggiamo appunto questo. Non so se dentro ci sia qualcosa. Il pane è buonissimo. Molto buono questo pesto. Yeah. Buongiorno ragazzi, oggi giornata uggiosissima, cioè sembrano le 5 di sera, non sto scherzando, mi sono appena svegliata perché stavano facendo le prove dell'allarme, cioè questa casa ha un allarme proprio continuo, però l'avevano scritto sul gruppo, stavano testando su ogni piano appunto se funzionasse l'allarme quello fuori nel corridoio, ma per fortuna oggi hanno avuto la decenza di iniziarlo tipo alle 8:30, quindi appunto mi sono svegliata, ho già pulicchiato, in giro fatto. Ieri alla fine sono tornata a casa, ero stanchissima, quindi mi sono finita di vedere American Horror Story, la seconda parte dell'ultima stagione, perché poi l'hanno divisa, un casino. Non esiste più l'American Horror Story di una volta, stagione tutta al femminile, ma non lo so cosa volevano fare. Vi dico la verità, mi sono pure un po' persa a un certo punto. Comunque sto aspettando un certo orario per controllare una certa cosa, appena succederà vi farò vedere. Ho scelto di guardare una cosetta semplice semplice, ho scelto di guardare Eternals su Disney Plus della Marvel, e ragazzi, parte scioccante perché non mi ricordavo che ci fosse l'attore di Jon Snow, l'avevo completamente dimenticato, ma c'è anche un pezzo dove c'è l'attrice che interpreta Francesca in Bridgerton. Il mondo è veramente piccolo. Sto per controllare questo fatto, lo apriamo e poi vi faccio vedere. O comunque cerco di
spiegarvi. Praticamente Jean torna dal militare, finalmente. E spero che siano passati 18 mesi, però comunque torna poco prima, proprio penso qualche ora, del festa, che è appunto l'anniversario che fanno ogni anno, quest'anno sono 11 anni, e fanno questo evento, ovviamente qui in Corea, nella zona di Jamsil, che è quella dove c'è lo stadio olimpico, per intenderci. Quindi lui sarà presente quel giorno, trasmettono l'evento ovviamente online, ma offline, quindi in presenza, ci sono anche un tot di persone che vincono, a parte una sessione di lui che da abbracci a destra e manca. Questa cosa è assurda, penso non l'abbiano mai fatta. Quindi ovviamente io ho partecipato a questa raffle. Controlliamo se ci dirà che abbiamo vinto oppure no, raga. Tanto da perdere che ci abbiamo? Niente. Oppure comunque il fatto che ho dovuto comprare un altro album per partecipare a sto fatto. E comunque il consumismo, raga, il consumismo. Ma lo guardo e basta, dai. E ovviamente, per quanto io ci abbia provato, ovviamente you missed. Oh raga, mai una volta, una, che io vincessi una di queste cose dei Weverse. Io non capisco come funziona, vi giuro. Cioè, prima o poi una gioia ci deve pur stare, no? Ragazzi, sono uscita, sono stata un pomeriggio fuori con Nicolas. Non so se conoscete magari i suoi canali. Comunque lui era qui a fare un tour, quindi ogni volta cerchiamo di vederci. Non sono stata lì a riprendere, spero capirete. E ci gira sulla torta, torno a casa e c'era il pacchetto con il CD che ho dovuto comprare appunto per la cosa di Jean. Non so se qualcuno da lassù sta ridendo di me. Ami, anche tu ti vedo afflitto. Molto bene. No ragazzi, vi giuro, io sento che mi manca veramente poco per toccare il fondo. Non dico neanche più ormai, mi sono promessa di non dire più questa frase. Cos'altro può succedere di male? Perché tanto sappiate che succederà sempre qualcosa di peggio. Cioè è una barzelletta. Comunque appunto adesso sono tornata, mi sono fatta la doccia come al solito. Poi guardate, appena mi faccio la doccia i capelli crespi. Cioè vi giuro, pure questo. Buongiorno ragazzi, nuova giornata anche oggi. Mi sono già messa ai fornelli, sto preparando il sugo perché ho preso finalmente un pacco gigante di mozzarella, poi mozzarella, formaggio filante, chiamiamolo così, perché poi mozzarella, insomma, è tutto dire. E volevo provare a fare le piadinelle col sugo, tipo una sorta di pizzetta. Guardate, ho preso questo gigante e quindi appunto la volevo fare col sughetto e con i funghi. Qua. In realtà ho trovato il barattolo con i pomodori pelati di un marchio italiano. Infatti vi giuro l'odore è proprio Italia. Quindi ovviamente vedete c'è un po' di pezzetti, poi la cipolla. Però ho cercato di smesciarlo un po' con le mani. Quindi adesso lo faccio cuocere lento lento. E cos'altro ho comprato? Ho comprato un mobilettino che voglio mettere qui in questa parte. Vedete dove io ho tutta questa sezione aperta, dove sostanzialmente ci metto, vabbè, le cose che mi arrivano e plan settimanale, l'acqua là sotto. Il problema è che Ami si mette molto spesso qua davanti, quindi questo mobiletto essendo aperto è sempre pieno di peli di Ami. Quindi ho detto no, devo comprare una cosa chiusa, almeno entra meno polvere e anche visivamente mi sembra più ordinato, perché così mi sembra una cosa accampata lì, mi dà un fastidio tremendo. Quindi ho preso appunto un mobiletto con le ante, la misura dovrebbe essere perfetta, dovrebbe essere anche un pochino altino, quindi ci posso comunque mettere le cose sopra. Il problema è che è da montare, quindi spero di riuscirci da sola. Allora, cambio settimanale delle lenzuola, meno male che almeno queste estive poi si asciugano subito e via. Tra l'altro ragazzi, ho iniziato Grey's Anatomy, Già ho pianto 66 volte circa, quindi vabbè, per le persone sensibili diciamo non è proprio la serie indicata forse. Eccolo qua, devo soltanto trascinarlo dentro. Allora guardate che bellina che è venuta, croccantina sotto, rimane così. Ci ho messo il pomodoro, i funghetti. Allora, a parte questo coso che è proprio estetico, vi giuro lo odio, non so perché lo tengo ancora lì. Comunque non mi ero accorta, cioè o meglio, stavo guardando l'episodio poi nel mentre sto qui a lavorare, non mi ero accorta che questo è Mercoledì Adams, scusatemi, ha fatto un cameo. Stagione 2 mi pare, non mi ricordo che episodio sono arrivata, però mi sta piacendo tantissimo. Da una parte sono contenta di aver iniziato una serie così lunga, perché è lunga, deve uscire appunto la 20ª credo tra poco.
poco quest'anno. Mi sono messa a preparare la colazione per domani, che poi odio mettermi a cucinare queste cose la mattina con questi odori forti, quindi lo faccio di pomeriggio, almeno non impuzzolisco la casa per la sera. Poi dopo apro le finestre quando spengo l'aria condizionata, per la mattina è già pronto. Ragazzi, è tutto qua dentro. Devo andare. Sì. Ciao. Anch'io. Secondo me ci sta veramente deliziosamente. Cioè, guardate che carino. Ho spostato poi anche il bollitore che stava qui, perché era tutta una massa. L'ho messo qui. Qui vabbè, liquidi dei pay, il rizzo, il calendario. E poi guardate, l'ho montato, a parte veramente è stato facile, eh? Qui ci ho messo tutte le cose che c'erano sopra l'altro mobile. Qui c'ho la carta igienica, qui c'ho l'acqua. Quindi ok, tipo mini dispensa. Poi magari nel corso del tempo cambierà, vedremo. Poi ho pulito ovviamente tutto quanto, perché figurati. Curatevi. Sto sudando, cioè vi giuro mi sento tutta lercia. Però sono molto soddisfatta, perché guardate visivamente com'è più pulito. Salve ragazzi, oggi fa caldissimo, vi giuro, cioè io ho caldo stando in canotta in casa col condizionatore. Poi io non lo metto mai a palla, lo lascio sempre tipo 26 massimo, 25, perché non mi piace l'aria troppo fredda. Però sono uscita con Ami, mi stavo letteralmente squagliando sull'asfalto, fanno 30 gradi. Infatti dopo devo uscire e devo andare verso Yongsan, perché ho visto delle immagini che stanno attaccando sul palazzo della Hybe, che è appunto l'agenzia, l'etichetta, chiamatela come volete, dei BTS. Apo Bangpo, che vuol dire Army e BTS per sempre. Per ora quello che posso fare è andare a Yongsan, magari vado a uno dei miei caffè lì vicino. Ci sono tanti caffè qui che fanno i cup sleeve, che sono gli eventi appunto dove vi danno la cup brandizzata con le immagini carine. Si trovano anche in diverse zone, cioè non solo a Yongsan, però ovviamente proprio lì sotto ci sono dei caffè che fanno queste cose. Vi faccio vedere i miei preferiti, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ragazzi, sono pronta oggi. Guardate, bellissimo. Poi con questo cielo tutto aperto oggi, stupendo. E lì ci dovrebbe essere anche il pulmino, quindi adesso lo andiamo a vedere subito. Sì, guardatelo, è bellissimo. Ragazzi, io non li becco mai questi pulmini, è stupendo. Niente che sia chiaro, vi faccio un super zoom. Vedete, anche lì ci sono, alla fermata dell'autobus. Lì c'è il primo caffè, che si chiama Seattle Espresso. È come una ripresa di me con il pulmino. E adesso voglio andare ai caffè quelli dietro. Qui c'è la scritta Hybe, quella ok famosa. È una vita tra l'altro che non vengo qua sotto, perché ormai che ci viene più, cioè a fare cosa, no? Non si può venire alla mostra perché ne l'hanno tolta. Gli eventi ne fanno perché loro non ci stanno. Questo è uno dei miei caffè preferiti, Flowers and Cafe. Lì invece c'è un convenience store dove a volte vendono anche del merch e delle cosine sfiziose, quindi passateci. Quello è l'ingresso dove ogni tanto ci vedo tipo le stylist, queste cose così, insomma è proprio l'ingresso. Però come vedete stanno allestendo comunque un po' di cosa. Questi fanno tutti i cup sleeve. Questo anche io lo adoro, che lo sapete, aspettate vi faccio leggere il nome. Si chiama Black Drum ed è assolutamente uno dei miei preferiti. Qua guardando vi prego, gli Avengers, sto male. Biscotto Dark Choco, mio vanilla ice latte come al solito. Guardate una fotina su tutti i tavoli. Ovviamente mettono i video e le musichette, che adesso non si vede perché c'è il sole. Vi faccio vedere che per passare da una parte all'altra, perché io sto camminando qui e questo è il lato della Hybe, volevo andare di qua perché adesso c'è il sole, di là e vedete c'è l'ombra e qui c'è il sole, quindi io di tutto per evitare il sole, mi sono anche già messa lo stick sui tatuaggi e tutto. Comunque questa parte qui c'è la parte del fiume. Tra l'altro su questo ponte ci ho fatto anche il video hobby, se ve lo ricordate, negli ultimi contenuti che ha caricato. E qui c'è una vista, ragazzi, pazzesca. Io adoro questo punto perché questa strada fa proprio capolinea sulla Namsan Tower, che è laggiù ed è stupendo. Infatti adesso faccio anche una bella fotina. E poi su Instagram vorrei caricare tipo una cartella soltanto di foto che potete mettere come sfondo, perché ne ho in quantità industriali. Spero mi sentiate perché come vedete c'è un sacco di traffico. Sono venuta un attimo da Uniqlo, guardate la collezione di Kurami. Cioè questa è un XL, è minuscola, cioè non so quanto renda, se non l'avrei presa. È troppo bellino. C'è anche questa viola, non lo so, il problema è che è corta, io odio le maglie corte. Alla fine credo proprio che comprerò questo jeans, che in realtà è un jeans da uomo, però visto che è l'unica cosa che sostanzialmente mi sta bene. Ero finita qui nel reparto jeans e ho visto questo modello
che è un wide fit, ovviamente è da uomo quindi ha il fianco un pochino più stretto, mi piace perché fittano così lenti, costano un pelicchio perché 60.000 won sono tipo 40 euro, però almeno c'è un jeans perché sono tutti stretti altrimenti. Sono venuta da C&M, praticamente mi sto facendo tutti i negozi che hanno le taglie un po' più normali tra virgolette, perché in Corea lo sapete non sono proprio inclusivi, e ho trovato questa camicetta che è stupenda. In realtà per una volta mi serviva una taglia in meno, invece della L mi serviva una M, che comunque vedete è bella larga, anche di profilo fa sto gioco, però poi si può riciclare se mai dovessi avere una gravidanza, non lo so, piuttosto tessuto in eccesso. Ho trovato anche questi pantaloni che sono tipo a zampa, io adoro, però sono fighi perché specchio sporco a parte hanno questa fascia tipo da pilates, da yoga, non lo so, sono comodissimi. Forse serviva anche qui una L, cioè una volta che cerco una taglia in meno, niente. E poi credo prenderò anche queste scarpine qua che sono stupende, sono un po' a zeppetta, un po' brats. Quindi niente, oggi tutto shopping, perché poi sono andata anche, vabbè, Uniqlo, Zara, dove vi faccio vedere. Però non mi concedo mai dello shopping, soprattutto di vestiti, quindi ci sta. Ovviamente sempre nero, che sia ben chiaro. Allora, abbiamo un po' croccato, quindi se prima o poi cascherà la fotocamera, prima o poi mi farà un volo, ragazzi. Io ogni tanto me lo sento, ma non voglio spendere soldi per ricomprare la macchinetta. Ma a parte questo, ci ha mi spiaggiato, così come al solito. Io dico, lo chiamo sempre l'opossum, perché lo sapete che gli opossum fanno questa cosa e quando sono spaventati fanno finta di essere morti. Così si mettono a pancia in su, letteralmente. Quindi l'opossum, più lo stesso colore, cioè. Vi faccio un po' vedere, ripeto, io non sono tipa che fa shopping, specialmente nei negozi, specialmente qui in Corea, perché vi ho spiegato. Oggi mi andava, non so neanche da dove mi è partita, onestamente. Prima di tutto volevo andare da Uniqlo perché c'è una collezione che ho visto online, che apparentemente però sta solo in Europa, anche se non capisco perché questo personaggino comunque è giapponese. Sto parlando del gattino, quello che fanno in tutti i modi. Non mi chiedete il nome del gattino perché non mi ricordo, però è un gattino troppo bellino. E ho visto che c'erano le t-shirt e ho detto no, prendere, andare. Non ci stavano, quindi vi faccio appunto vedere le altre cose che ho preso. Allora, da Uniqlo vi ho detto appunto, ho speso, adesso vi dico anche i prezzi con il cambio, perché poi vabbè, io adesso vivendo qui ovviamente da un po', nella mia testa no, più o meno li so, tipo facciamo tutto in diretta, 59,9, io vi ho detto secondo me è una quarantina, 59,900, infatti sono 40,49, cioè che genio assoluto. Anche se io non faccio mai l'errore, perché può essere un errore, vi può trarre in inganno. Cioè, se venite qui in vacanza, ok, però essendo che io tengo pagata in won, ho il conto tutto in won, devo pensare sempre in won. Cioè, non è che mi faccio il calcolo ora perché il won è più dell'euro, allora dico, ah, lo pago di meno. No, perché alla fine, cioè, io spendo questi soldi. Capite il ragionamento? Non lo so se, come al solito, è nella mia testa. Vabbè. Comunque, questo qui è il jeans che ho preso, che è appunto un jeans da uomo. Però, a volte c'è questo problema con il jeans da uomo. Ovviamente gli uomini hanno una parte anteriore che noi non abbiamo, quindi a volte vivo a fare un gioco strano sul cavallo, diciamolo in questo modo. Questo non lo fa, quindi è per questo che ovviamente mi sono permessa di prenderlo. Cioè, vedete, alla fine sembra un jeans normale. Vi ho detto, la vita è un po' stretta, ma attenzione, non è stretta che state così e non respirate, altrimenti non l'avrei mai comprati. È stretta proprio nella parte dei fianchi, perché questo poi arriva un po' più su. Ovviamente noi donne, avendo forme diverse, ci può stare. Uno di questi giorni poi me lo metto e ve lo faccio vedere, anche perché è un jeans, però è un jeans non troppo spesso. È per questo che l'ho preso. Poi, ah, non so se ve l'ho detto, questa cosa non ve l'ho detta. I miei genitori, sia mia madre sia mio padre, verranno qui ad agosto. Ve lo dico per voi che vedete questo video, poi non lo ripeterò più, perché quando lo ripeterò ad agosto probabilmente qualcuno dirà, oh mio Dio, ma non ce l'avevi detto? Perché ogni tanto qualcuno mi chiede ancora se sono fidanzata, come se non l'avessi detto 800 volte. So che magari non tutti guardano i video, no? Tutti i video. Però non lo so, magari io sono strana. Se guardo il canale di una persona, seguo una persona, cioè io me li guardo tutti i video, specialmente poi i vlog, che no, sono una sorta di diario continuo. Se mi perdo un pezzo, mi perdo, no, qualcosa di importante. E quindi, vabbè, comunque, i miei genitori verranno a trovarci, sia me sia Ami. Poi preparatevi perché sarà molto interessante. Mi sta piacendo questo programma che sto avendo, diciamo, nei prossimi mesi, che mi terrà un po' la mente occupata, perché contate che adesso siamo più o meno a metà giugno, dopodiché appunto io a metà luglio poi parto, tempo che torno aspetto qualche giorno, arrivano appunto i miei genitori, stanno fino alla fine di agosto, aspetto di nuovo qualche giorno e arriva Jenna e sta 3 mesi come al solito, quindi i prossimi mesi praticamente fino a dicembre è così qua. Cioè, voleranno come niente. Poi, cos'altro ho preso? Allora, questa l'ho presa da Zara. Cercavo una gonna in seta. Questa non so se adesso sia seta, perché
non saprei neanche dove leggerlo. Però mi piaceva tantissimo perché è fatta così. Cioè, guardate, è proprio morbida morbida, lunghissima anche questa. L'unico problema è che ho dovuto prendere l'XL, anche se è larga, perché un giorno anche questa me la metto e poi ve la faccio vedere. Infatti le cuciture non fanno la silhouette, però la volevo così in realtà, quindi ci sta. Questa qui l'ho pagata 49.900 won, che anche qui forse saranno 35, vediamo sempre, 33, scusate, questa l'ho sbagliata, 33,70. E poi appunto da H&M, come vogliate chiamarlo, ho preso queste scarpine qua. Vi giuro, le cercavo da troppo perché volevo uno stile un po' così, tipo anni 2000, un po' brats, bellino. Queste le ho pagate, mi pare 40.000, 49.900. Io pensavo era 39. Torniamo sempre al solito prezzo. Quant'era? 34 euro? Ci sta. Ho preso questa maglia, 14.900, sono tipo 9 euro. È una maglia nera di un tessuto super fresco. Sembra quasi un tessuto tecnico sportivo. Quindi mi è incuriosita, ovviamente nera. Però è un po' più corta rispetto a quelle che indosso io. Insomma, questo è un fit normale. I miei acquisti, il mio armadio, tutto nero. Questi sono i pantaloni, quelli su cui ero un po' incerta. Quelli tipo, sembrava i pant da yoga. Pagati 19,9. Quindi non lo so, un po' più di 10 euro. XL appunto, che io volevo le L, però anche qui morbidissimi, ovviamente, sulla parte della panza. Questi, ho capito cosa provano le donne incinte quando prendono tipo i pantaloni prima man. Cioè, mi sono immaginata una sensazione del genere, che è proprio avvolgente. L'ultima cosa è la camicetta, quella che avete visto indossata. L'ho pagata 29,9, quindi 23 euro. Però è bellissima, mi piace tanto, perché è fresca e non vi sta a segnare, appunto. Io vi giuro, odio le cose attillate, cioè proprio non ce la faccio. E niente, questo è un mini haul, praticamente è durato metà di questo video. Però spero vi sia piaciuto, anche nel mentre ci ho aggiunto qualche story time. Adesso finisco di cenare, così poi porto Ami, visto che sono già le 10:30. E poi anche qui oggi si deve lavare il capello. Ora sono uscita un attimo a buttare la spazzatura. Io volevo farvi vedere la realtà delle blatte. Cioè, letteralmente questa è la spazzatura davanti a casa mia. A parte che qualcuno ha buttato la sabbietta del gatto, che si è tutta aperta, raga. Non potete capire che schifo. Cioè, io dico alla gente, vi giuro, non ha il cervello. Le vedete le blatte? Una, l'altra non so dove sia finita. E chissà quante altre ce ne saranno. Ne ho vista una camminarmi davanti. Ecco. Eccola, eccola, eccola lì, la vedete? Vi giuro, una situazione disgustosa, quindi adesso mi torno a casa. Beh ragazzi, buongiorno anche oggi. Oggi tutta liscia con questo capello. Ieri mi sono un po' data una sistemata, anche perché ovviamente quando devo registrare delle clip, dei contenuti, specialmente quelli di Instagram, non lo so perché c'è tipo qua su YouTube ormai mi avete visto in ogni situazione, il meglio, il peggio. Su Instagram non ce la faccio, lo concepisco un po' in maniera più ordinata. Vabbè, dettagli a parte. Oggi è 13, è il giorno del festa. Mi fa troppo ridere perché festa, così proprio festa, raga. Cioè, non è che è scritto in un altro modo. Ok, cancelliamo questo fatto perché già ho letto dei direct da ieri che mi stanno dicendo: Ila, ma tu vai, facci vedere. Ah, l'ho già detto, no. E poi dovete sapere, ricordatevi, tenetevi a mente questa cosa, che io sono fatta così. Se è una cosa bella, la dico. Cioè, purtroppo questo è sempre un pregio o un difetto. Io non mi tengo un cecio in bocca che sia un cecio, soprattutto sulle cose belle di cui sono felice. Se non dico niente è perché non c'è niente da dire. Quindi no, non ho vinto la raffola, appunto, come sapete, e quindi di conseguenza non vado, perché vi ho già spiegato, non voglio stare lì a soffrire. Sarebbe stato bello per un fattore di sentire l'atmosfera, però vabbè, meglio così. Tra l'altro ieri appunto Gina è uscito, io non ho ripreso appunto perché sono stata occupata tutto il giorno, e c'era una bolgia, ragazzi, sotto la Hype dove siamo passati il giorno prima, perché poi sono entrati tutti quanti i ragazzi. Meno male che ho deciso di non andare quel giorno, perché veramente polizia, c'era di tutto, cioè la gente è pazza per vedere passare una macchina, sostanzialmente. Vabbè, comunque, a parte questo, ieri ho anche parlato con l'insegnante di coreano, con appunto una delle ragazze che mi deve seguire, e mi ha un po' spiegato come funziona la lezione. Gli ho spiegato quello che mi serviva, che ovviamente essendo qui, parlandone nel quotidiano, potendo proprio praticarlo, a me servirebbe appunto una questione un po' più fast, un po' più pratica.
pratica sulla grammatica, quindi capiremo un po' come procedere. Tornando al festa, visto che Rosalba viene qui ovviamente, primo per il festa che inizia alle 8 di sera qui in Corea, quindi penso ce lo vedremo. E poi ragazzi, esce Bridgerton, esce la seconda parte della terza stagione. Ho già visto, mi sono spoilerata i primi 5 minuti della quinta, del quinto episodio, perché l'hanno fatto uscire in anteprima. Molto molto curiosa, anche perché ci sono diversi punti da stabilire. A parte, vabbè, seguire la storia Pauline e ok, vedere la questione Lady Whistledown, capire chi sarà il prossimo in lista per la prossima stagione tra Benedict e Eloise. Io punto più su Benedict, devo essere onesta, però mi piacerebbe Eloise perché spezzerebbe un po'. Vediamo, appunto, dipende tutto dall'evoluzione di questa stagione. E poi sono molto curiosa di vedere se svilupperanno ancora la storia di Francesca, se già farà qualche spulcinata e se ci saranno nuovi personaggi, nuove cose, insomma, gli intrighi. Ho appena finito di sistemare tutto quanto, lavato i piatti, perfetto. E ragazzi, io l'altro giorno, oddio, ho perso pure il conto del tempo ormai, qualche settimana ormai fa, vi avevo detto che per guardare la nuova stagione di Bridgerton io volevo comprare una camicia da notte proprio in stile, non direi vittoriano, Non mi ricordo anche che epoca sia, perché poi vabbè, Bridgerton è un po' così miscelato, però vabbè, pertinenza storica un po' così lasciata andare. Mi è arrivato già da giorni, l'ho lavata e adesso poi appena Ross entra io questa me la tengo su, tanto ho l'aria condizionata, quindi pure se questa è bella pesantina. Siete pronti? 3, 2, 1. No ragazzi, no. Avete presente, tipo, potrei essere Wendy nella live action di Peter Pan. Cioè, quello stile un po' così, un po' con questo pizzetto qui, il fiocchettino. No, ragazzi, mi sento male. Voglio proprio vedere la reazione della mia amica. Allora, l'amica è arrivata, adesso gli si aprirà. Vediamo, no, non gliela voglio puntare in faccia, quindi metterò la videocamera da qualche parte. La telecamera qui, dovrebbe essere alla sua altezza. Benvenuta nel nostro... Però lo amo. Non me l'aspettavo. Ah, mi abbiamo preso una cosa da Bridgerton per mettere il nostro gin. Adesso ci fa Seven qua, la nostra pizza di Papa Gin. No, addirittura col dance team. Ha ragione, però posso dire. Ha detto si sentiva imbarazzato a farlo da solo. Mandi.